un aspetto che spesso discuto nella mia agenzia è se un appartamento debba essere migliorato in fotografia fino al punto da provocare una decisa disillusione in chi lo visita. Voglio dire che oggi la fotografia digitale fa miracoli, Un monolocale può apparire grande come una palestra, ma quando arrivi sul posto ti rendi conto che bisogna entrare uno alla volta. Cioè, esagero ovviamente, ma hai già capito. Certe immagini promettono tanto, forse troppo, e l'effetto poco positivo che si ha nel momento della visita è per molti controproducente. Anch'io ho il mio punto di vista. Te lo dico? Ma sì che te lo dico, sennò il video finisce immediatamente. Giocare sugli spazi, aumentandone la percezione, non va bene. Prima di tutto le persone comprano metri quadri, quindi se tu dai la sensazione che la casa sia più grande di ciò che in realtà, stai barando, nel vero senso della parola. Non è serio. Ma uno dei compiti di ogni agente immobiliare che si rispetti è presentare al meglio le case che gli vengono affidate. Questo aspetto, fin troppo preso alla leggera, fa sì che molta gente si chieda per quale motivo dovrebbe affidarci la casa da vendere. I portali e i siti immobiliari sono pieni zeppi di immobili fotografati male e descritti peggio. Tanto se c'è il prezzo si vende da solo. È un mantra sicuramente corretto nella sostanza, ma molto meno nella forma e soprattutto miope nel breve come nel lungo periodo. Se è solo il prezzo a fare la vendita, tu agente immobiliare che utilità hai? A cosa servi? Ho più volte ripetuto che il nostro futuro come categoria sta nella capacità di ognuna delle nostre micro aziende di differenziarsi, di posizionarsi nel mercato. Differenziante potentissimo sono i video, ma torniamo alle immagini statiche che sono comunque importanti per descrivere l'immobile. Devono essere più belle o più reali? Come sempre non esiste una regola assoluta, ma credo che sia facile capire che se voglio che la mia casa faccia innamorare il nuovo proprietario, non posso certo presentarla sporca e in disordine. Cioè sento ripetere, come esempio, che quando andiamo a vendere l'automobile ci preoccupiamo di pulirla e di ritoccare i piccoli graffietti alla carrozzeria prima che il concessionario la veda per la valutazione. Con le case questo non succede, ma come mai? Perché si vendono da sole. Aridaie, ma quando vai a un matrimonio cosa fai? Ti metti in braga corta ed espadrillas? Credo di no, se non vuoi essere scambiato per un imbucato o per il garzone del catering. Quindi prepara la casa per la vendita come se dovessi andare a una festa. Poi fotografala in modo professionale e onesto, senza esagerare nel magnificare metri quadri che non esistono a colpi di grandangolare. Evita la delusione della visita di un immobile che sembrava la reggia di Caserta ed è un monolocale di periferia, perché non hai perso solo una vendita, ma la tua credibilità.